Io mi ricordo quei 2 anni di venire che ho fatto in Sardegna, quando prima di andare in Sardegna, abbiamo fatto 4 anni che stavo a Roma. Ora, il 2 di giugno era la festa dei carabinieri. E quella giornata facciamo il servizio, avevamo diciamo così, facevano lo pranzo, una festa. Era venuto il comandante della stazione, che eravamo più di una quarantina, 80, 85, perché c'era il Parlamento a fianco, la caserma, andare a fare lo servizio lì tutte 24 ore al giorno, c'erano tutte. È venuto il comandante della caserma, ha detto per cortesia un minuto di silenzio. E c'ho bisogno 6 carabinieri volontari per andare a scortare le corriere in Sardegna. E c'ho i volontari che alzano la mano. Io giorno, ma manco. Ci ho dato tempo di finire quella parola, subito ho alzato. C'era un amico mio vicino a te. Dice, ma tu sei malato. Dice, perché devo andare lì? Ma quello dice, ti acchiappano una scopettata in testa, di sardegnoli. Ammazzano delle carabiniere come le cani. Ci sono che so. Attenzione. Comunque. Ha alzato la mano quello, eravamo 6. Ha domandato 6 carabinieri. Ha detto ci avete 2 giorni di riposo, preparatevi, il terzo giorno mattina, imbarcate per andare, perché c'era la nave per andare a Civitavecchia, no? Per andare in Sardegna c'era la nave che trasportava da un lato all'altro. Il terzo giorno mattina siamo andati lì, imbarcamo, pomeriggio verso le 4, no? Ci hanno sbarcato lì in Sardegna. C'era no. So se non mi ricordo se era caporale o se era brigadiere che ci è venuto a prendere, no? Come ci è venuto con la macchina, ho aspettato quando siamo usciti, ci hanno portato alla stazione. Adesso dice, voi riposate, che domani dice, avete cosa dovete fare. Boh, come? Per abbreviare lo discorso. Eravamo 6. Abbiamo a fare lo servizio noi. L'autobus partiva da qua e dovevo andare, andiamo in un altro paese e c'aveva, partiva da qua, arrivavano a questo posto, si fermavano per pigliare i passeggeri e scendere, era tutto marcato. Allora dice, il servizio che dovete fare voi, qui, ce ne sono due. Fra 3 chilometri ce n'è un'altra due, fra 2 chilometri ce n'è ancora un'altra due, a volte eravamo 3, alle volte 2. Se qualche cosa che arriva, proviamo la radio, tu. Se vedete che avete qualche complicazione, avvertivamo a quelli lì che se prendevano. Comunque, per abbreviare il discorso, il servizio che avevamo a fare era quello lì. Ora c'erano queste che avevano le vacche, avevano le pecore. E poi quando siamo arrivati là, alle novelle, eravamo sempre andati con quello più anziano. E quando le prime giorni così dice, qui dice, se volete campare e volete dormire, buono. Non disturbate nessuno e neanche ci disturbano.
fate il lavoro che fate, ma non vi permettete di molestare a questo, perché questo dice: se c'è da dormire, te dona lo letto, date, te dona lo mangiare, te dona tutto, ma lo dovete molestare loro. E non si molestano. Non è che perché c'è della mente deve piangere quello per quell'altro. Ma comunque, per abbreviare il discorso, avevamo 3.000 lire al giorno, in più lo stipendio, e io venivo a pigliare 120.000 lire a mese.